Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi toccandoli e unboxandoli. In questo video ricchissimo torna un format a cui sono straaffezionato, ovvero quello dove vi mostro i miei ultimi acquisti videoludici. Era da un po' che non vi aggiornavo per quanto riguarda la mia collezione e sono felicissimo di portare nuovamente questo tipo di video, un po' perché è proprio il motivo per cui è nato questo canale e un po' perché abbiamo fatto un bel salto di qualità e voglio mostrarvi come queste nuove luci e inquadrature aiuteranno anche a creare dei video diversi, speriamo migliori, dove spero però di riuscire a trasmettervi tutta quanta la mia passione. Se video del genere vi piacciono e siete nuovi, per qualche strano motivo non avete mai visto un mio video prima d'ora, mi raccomando iscrivetevi al canale per prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, e se proprio siete stra interessati al collezionismo mi raccomando date uno sguardo al sito di Otoji Retro Games, che è proprio lo sponsor di questo video. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Quando parlavo di nuove inquadrature e nuovo setting non stavo assolutamente scherzando, perché finalmente abbiamo un'impostazione con due telecamere e posso mostrarvi in tempo reale quello che sto unboxando. Questo è uno dei traguardi di cui vado più fiero in assoluto e direi di partire subito facendovi un piccolo aggiornamento su quella che è la mia collezione Nintendo Switch, che tragicamente si sta avvicinando ai 100 titoli e penso proprio che arrivati a 40.000 iscritti sarà giunto il momento di dedicare un video intero a tutti quanti i titoli che fanno parte della mia collezione. Intanto però vorrei un attimo aggiornarvi su quello che ho giocato quest'estate. C'è da dire che tutte queste cose bene o male ve le ho mostrate negli shorts che vi consiglio sempre di recuperare, però qui ve ne parlo un attimo più nel dettaglio anche per darvi un po' delle mini recensioni di quelle che sono state le mie esperienze videoludiche estive. Pikmin 4, ve ne ho parlato in lungo e largo, avete visto anche l'unboxing del press kit e per me si tratta senza ombra di dubbio del miglior capitolo della saga. Se gli altri Pikmin erano, diciamo, dei titoli molto intriganti con dei concept alla base inimitabili proprio, erano giochi Nintendo al 100%, secondo me soffrivano un po' il fatto che oltre all'idea iniziale poi mancava un po' tutto quanto il gioco intorno. Beh, in questo caso Pikmin 4 prende il meglio che c'è stato da ogni episodio della serie e intorno ci costruisce tutta una struttura che rende il titolo ricchissimo e diventa a tutti gli effetti un platform dove ci sono tantissime cose da fare, tantissime cose da collezionare. C'è un grande senso di progressione e di cambiamento dell'ambiente che si esplora. E in più tutto questo però viene reinserito all'interno del contesto della saga, che trova proprio la sua massima espressione. Graficamente è incredibile, forse uno dei migliori titoli su Switch. Io ve lo straconsiglio e vi ricordo che fra pochissimo uscirà la collection di Pikmin 1 e 2 in versione HD, in edizione fisica. Mi raccomando, non fatevi scappare e vi lancio un piccolo spoiler, sta per arrivare un unboxing di tutto rispetto. Poi questa in realtà è stata un po' l'estate dei Metroidvania, perché ci crediate o no, ho giocato uno appresso all'altro, prima Disney Illusion Island e poi Blasphemous 2, e in realtà in mezzo ci ho messo un altro titolo perché appena finito Illusion Island ho ripreso il primo Blasphemous che avevo iniziato qualche anno fa ma avevo droppato dopo poche ore, mi ci sono messo di tigna e mi sono detto lo devo finire prima che arriva il secondo e ci sono riuscito. Appena l'ho finito ho iniziato il secondo e ho finito anche il secondo, quindi è stata un'estate 100% Metroidvania. Non è stata semplicissima, però sono qui per dirvi che sono tutti e due grandissimi giochi, diametralmente opposti tra di loro, ma che vi consiglio se siete amanti di Metroidvania, per motivi ovviamente diversi. Questo, Illusion Island, è un titolo molto più entry level, che non reinventa il genere e soprattutto non c'entra niente con i platform 8 e 16 bit dell'epoca d'oro di Topolino e della Disney digitale dei primi anni 90, insomma, ma che comunque riesce a tirare fuori un prodotto competente per quello che è il genere di riferimento. Ora, è chiaramente un titolo entry level, pensate, c'è solo platforming, non c'è combattimento, bisogna semplicemente evitare i nemici, ma questo non significa che non ci siano delle boss fight, questa l'ho trovata una soluzione molto intelligente, c'è la coop fino a 4 giocatori che possono entrare e uscire a piacimento, ma soprattutto non è assolutamente difficile come gioco, se non con dei leggeri picchi di difficoltà,
Però quello che mi è piaciuto parecchio è che c'è un ottimo senso di progressione, quindi c'è tutto quello che ci si aspetta da un Metroidvania, quindi una mappa bella intricata, tutte zone interconnesse, tonnellate e tonnellate di collezionabili. Lo stile grafico non mi convinceva all'inizio, ma poi l'ho rivalutato decisamente, soprattutto perché le animazioni sono pazzesche. Devo dire tra l'altro che, non lo so, molti l'hanno trovato noiosetto e poco ispirato, io invece in realtà mi ci sono divertito dall'inizio alla fine. Non l'ho completato al 100%, anche se poi verso la fine si sbloccano tutti i device, tipo viaggio rapido tra tutti i checkpoint, quindi è anche semplice puntare al completismo al 100%, anche perché poi è facile tenere traccia di tutte le cose che si sono prese, quelle che si sono lasciate indietro, eccetera eccetera. Però non sono uno che poi si fossilizza troppo su un titolo, non sentivo il bisogno di spolparlo completamente, ma comunque la percentuale di completamento è abbastanza elevata della mia partita. E ho fatto un pensiero a un certo punto, perché ci sono, verso i tre quarti, verso la fine del gioco, ci sono dei livelli acquatici e non li ho odiati. Solitamente li odio tantissimo, e ho pensato, se un gioco riesce a farti apprezzare anche i livelli sott'acqua, significa che il sistema di movimento funziona molto bene. E dirò una blasfemia, dirò un'eresia: le sezioni sott'acqua mi hanno ricordato tantissimo i Donkey Kong Country, e qui potete immaginarvi che parte in sottofondo Aquatic Ambience. Ma a proposito di blasfemie e eresie, Blasphemous 2, ragazzi, è un capolavoro, forse uno dei migliori giochi che ho giocato quest'anno. Devo dire che il primo mi è piaciuto, ma ci ho messo veramente tanto, diversi anni a capirlo, e comunque in molte soluzioni non l'ho apprezzato, anche perché mi sembrava che tanto della sua difficoltà fosse in realtà artificiale. Qui invece i ragazzi di The Game Kitchen hanno completamente stravolto l'opera originale, pur appoggiandosi a quello che è tutta l'iconografia, che è l'estetica e che è, diciamo, proprio la struttura di base. Ma qui funziona tutto quanto 100 volte meglio, ma anche 1000 volte meglio. In particolare, le sezioni platform non sono più inutilmente punitive, ma diventano parte integrante dell'esperienza tanto quanto il combattimento, che questa volta viene semplificato, ma in realtà neanche troppo, perché vengono messe a disposizione più armi e si ragiona per sottrazione. Quello che prima si riusciva a fare tutto quanto con un semplice moveset, qui invece viene spezzettato tra le varie armi. Ma questo consente anche di inserire un sistema di progressione del personaggio e di personalizzazione del combat system, che permette di vivere molto più sulla pelle il combat system, che continua a essere difficilissimo, ma non è più così ingessato. Ecco, sembra un gioco molto più fluido, ma non per questo più semplice. Poi la grafica è sempre a livelli incredibili, i mostri e i comprimari mostrati sono delle cose fuori di testa, degli incubi gotici che difficilmente vi toglierete dalla testa. Io ve lo straconsiglio, soprattutto se avete amato il primo. Questo è praticamente Blasphemous 1 all'ennesima potenza, ma al tempo stesso è anche molto più Metroidvania. Ci sono molte più sezioni non lineari, c'è molta più esplorazione, insomma non si ha più la sensazione che il gioco si regga soltanto sulla premessa di avere un titolo estremamente difficile che quindi ti sprona ad andare avanti proprio perché è una sfida continua. Qui ci sono tantissime altre cose da tenere d'occhio, e per me rientra nella top 10 dei titoli di quest'anno. E a proposito di top 10, abbiamo il vincitore dell'anno scorso, Tunic. Questo ci tenevo soltanto a ricordarvi che le edizioni Fangamer sono spettacolari, e questa qua è pazzesca. È la versione base che trovate su Amazon, quindi non esistono differenziazioni tra versione normale, standard o ipotetica Collector's Edition. Il gioco è pazzesco, questo sì che è veramente difficile, però se siete amanti degli Zelda vecchio stile, questo qua vi darà una quantità di soddisfazioni incredibile. E in più, ragazzi, fossero così tutti i packaging dei giochi indie e non, adesso saremmo tutti strafelici e molto meno frustrati. Non vi rifaccio l'unboxing perché perderei troppo tempo, mi sono già dilungato troppo. Recuperatevi lo shorts, mi raccomando, però se cercate una bella sfida action adventure vecchio stile, Tunic fa per voi, ma soprattutto se siete collezionisti e apprezzate le edizioni fisiche, prezzo budget,
supportate Fangamer e le realtà semi-indipendenti. Prima però di procedere, vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji Retro Games, uno dei migliori e-commerce in circolazione, e vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati in continuazione e ogni settimana troverete tante novità aggiunte al catalogo e anche prezzi stra-interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati, e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso, ditegli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale e andiamo avanti. Gli acquisti di oggi però in realtà attraversano un po' tutta la storia del gaming e delle console e partirei dall'unico prodotto Sony, mentre qua mi preparo un po' di roba, che è Wipeout Pure. Quanti di voi si ricordano della serie di Wipeout? Probabilmente se siete cresciuti a pane e PlayStation avete un ricordo molto nitido di questo racing game futuristico che, se vogliamo, è un po' la risposta di Sony a quello che è F-Zero, tra l'altro titolo attualissimo, ed è una serie che un po' è scomparsa purtroppo nel corso del tempo perché per tantissimo tempo Wipeout era sinonimo di eccellenza non solo grafica ma stilistica e di gameplay. Un titolo che era veramente tanta roba, su PlayStation 1 impressionava già dalla demo. Questo Pure, in realtà, questo Poro, Wipeout Poro, lo chiameremo così, in realtà io non l'ho mai giocato, ma sapete che ormai per le console portatili impazzisco completamente, e soprattutto per la PSP mi piace tantissimo collezionare, anche perché è uno di quei sistemi che ci si può avvicinare ancora molto tranquillamente senza dover per forza sborsare centinaia di euro per un qualsiasi titolo, anzi questi qua si trovano ancora 10-15 euro con molta tranquillità. Mi sono un po' informato, voglio provarlo, però non l'ho mai giocato prima d'ora, mi sono informato e in realtà si tratta di un titolo di lancio per la PSP in Europa e in America. In Giappone in realtà la console uscì un pochino prima, quindi Wipeout arrivò qualche mese dopo il lancio ufficiale della console, e in realtà non solo era un grandissimo showcase tecnico delle capacità grafiche di PSP, che ricordiamo rispetto al DS era veramente su un'altra lega, ma in più proponeva anche delle feature online molto interessanti, dove addirittura si poteva scaricare contenuto aggiuntivo e giocare anche online. Si parla del 2005, quindi insomma su una console portatile, quindi roba non futuristica, altro che racing ambientato nel 2100. Qui veramente stavano avanti di centinaia e centinaia di anni, anzi stanno ancora avanti alla Nintendo di oggi. E il gioco è completo, gli UMD fanno sempre la loro porca figura nel loro totale no sense, uno dei supporti più sbagliati di sempre, questo è un po' graffiatino però dovrebbe funzionare senza problemi. Non è che il manuale mi faccia proprio impazzire, è molto descrittivo di quelle che sono tutte le funzioni del gioco, però un manuale deve servire a questo, gli manca un po' di cuore, però apprezzo tantissimo il dinamismo che c'è sul retro. Perché stilisticamente, come vi avevo detto, guardate anche la inner sleeve, stilisticamente Wipeout è sempre stato un passo avanti a tutti. Tra l'altro sul retro possiamo leggere pura velocità, puro spettacolo, pura competizione, pura adrenalina. Beh, un titolo che voglio provare sicuramente, tirando fuori la vecchia PSP sperando che funzioni ancora. Poi un titolo Xbox, della prima Xbox, attenzione, qui inauguriamo anche una nuova rubrica che chiameremo Impara il giapponese con Poro. Ora cercheremo di decifrare qual è il titolo di questo gioco e poi vi spiegherò la storia che c'è dietro. Il nome è riportato anche sulla costina e secondo le mie scarsissime conoscenze di giapponese, siete liberissimi di criticarmi nei commenti, questo gioco si chiama Netsumikusu, ovvero per noi occidentali Netsmix, almeno questo è quello che volevano, che pensavano di scrivere. Have a nice day. Allora, questo qua è un titolo assurdo, in realtà
i più fedeli di voi se lo ricorderanno, perché l'ho anche utilizzato in un solo risposte sbagliate di tantissimo tempo fa. E di cosa si tratta? Allora, di un gioco che è arrivato anche in Occidente, ma con un nome completamente diverso, ovvero Sneakers, ma non è assolutamente affiliato alle barrette né alle scarpe, anche se poi in America veniva venduto esclusivamente nella catena di Toys R Us, e si tratta di un titolo di lancio in Giappone pensato per far strabiliare il pubblico giapponese di fronte alle capacità tecniche della prima Xbox, tanto che uno dei vanti, come potete tranquillamente leggere sul retro, uno dei vanti di questo gioco era la tecnologia utilizzata per renderizzare il pelo del topo. Si tratta di un action adventure con delle sezioni in beat'em up totalmente folle, ma soprattutto totalmente anonimo, nonostante ci abbiano provato in tutti i modi a renderlo appetibile prima ai giapponesi e poi al pubblico occidentale. E pensate che questo qua era uno dei due titoli in esclusiva nel 2002 per il lancio giapponese di Xbox, insieme a uno strategico di cui però non ho mai sentito parlare. Fu un vero flop. Cioè, anzi, questo qua, questo NezMix, è considerato uno dei motivi per cui la prima Xbox al suo lancio non andò bene in Giappone. Cioè, fece così schifo, anche perché c'è star topo con la barba, fece così schifo che nessuno trovava un motivo per comprare la console. Nonostante questo, il manuale è fantastico, hanno fatto anche un fumetto in stile Metal Gear Solid. In realtà, diciamo che è abbastanza low effort tutto questo manuale, per quanto coloratissimo, perché non fa altro che riprendere dei modelli in game, scontornarli e appiccicarli sul manuale. Capisco l'intenzione, tra l'altro guardate che bello il primo controller della console, The Duke, veniva chiamato così per quanto era imponente. Capisco il voler affidarsi completamente al pelo e alla capacità, al motore grafico, che doveva essere rivoluzionario, però secondo me se avessero messo degli artwork avrebbero reso anche un pochino meglio l'idea che si voleva dare del gioco. Qui abbiamo un fogliettino che invieremo sicuramente a Microsoft per dirgli che il gioco ci è piaciuto e siamo felicissimi di averlo acquistato. E niente, è un pezzo di storia di Xbox in Giappone che ci tenevo a avere, proprio perché Xbox in Giappone ha sempre avuto parecchie difficoltà a prendere piede, e se queste cose sono andate come sono andate è anche colpa di giochi del genere, colpa poi. Insomma, è parte della storia di Xbox e ci tenevo a averlo. Chissà, magari un giorno lo proverò anche. Comunque, secondo me questi sono i titoli che è bello collezionare, perché aggiungono veramente qualcosa alla storia di una console. Tra l'altro, questi poi sono gli inserti che mi fanno impazzire. Dentro c'è un inserto che si chiama Xbox News ed è la lineup dei Microsoft Games di febbraio 2002. Si apre in modo molto cool. Ricordiamo che Xbox voleva dare un'immagine di sé estremamente all'avanguardia, super proiettata al futuro e alle capacità tecniche. E fa molto ridere che NezMix è messo in mezzo a dei veri e propri colossi come il primo Halo, Project Gotham, Wall Street Racer e anche Tenchu, che non mi ricordavo assolutamente, ma a quanto pare non è né Tenchu, né Tekken, né qualsiasi altra cosa, ma è un gioco di snowboard, non lo ricordavo minimamente, e anche Maximum Chase, sarò sincero, non ho la più pallida idea di cosa sia, o almeno al momento non mi so bene. Comunque, questa è la storia di Xbox in Giappone. Prima di tornare a Nintendo, però, un altro doveroso detour, perché abbiamo un gioco loose per Game Gear, il secondo Sonic. Ora, il Game Gear, vabbè, non, la smetto di ripeterlo perché avete capito ormai che sono stra impallinato di console portatili, però lo dico molto spesso, quel Game Gear c'ho tutta una storia dietro a cui sono affezionatissimo. Infatti è stata la prima console che i miei mi hanno regalato per la promozione in seconda o in terza elementare, la volevo tantissimo perché significava staccarsi dal Game Boy di mia sorella, significava fare un passo in avanti di indipendenza incredibile. Poi l'avevo vista da mio cugino, il Game Gear era pazzesca, quei colori brillanti, quelle batterie che si esaurivano in 3 decimi di secondo, quello schermo che appena ti inclinavi non vedevi più niente.
Vabbè, erano tutte cose accessorie per quella che era un'esperienza che sembrava veramente di avere una console da casa in portatile ed era proprio una figata. Purtroppo la console mi cadde dopo 3 settimane che ce l'avevo, spaccai lo schermo, non ci ho mai più giocato. Il mio primo titolo e uno dei pochi che ho avuto è stato il primo Sonic the Hedgehog, non ho mai giocato al secondo e ora l'ho finalmente recuperato. Tra l'altro vi ricordo che quando si parla dei primi Sonic, in realtà venivano sviluppati in 2 versioni differenti, quelle a 8-bit e quelle a 16-bit. Molti di voi probabilmente avranno provato quelle a 16-bit, mentre queste qua, quelle per Master System e Game Gear, che erano sostanzialmente identiche, erano dei downgrade ed erano ben diverse, soprattutto il secondo capitolo era ben diverso da quello che si trovava su Mega Drive o Genesis, come lo volete chiamare. E per l'occasione, per mostrarvi che non dico fandonie, ho per voi una vera chicca, ovvero avvieremo Sonic 2 su Analog Pocket. L'Analog Pocket legge nativamente tutte le cartucce Game Boy, Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, e poi tramite degli adattatori venduti separatamente, ad esempio questo qua è quello per il Game Gear, è possibile leggere le cartucce anche di altre console. E quindi ora ci stiamo sparando su hardware FPGA, ovvero emulazione a livello hardware e non software, il secondo Sonic. Sto dicendo il primo Sonic, sarebbe stata un'emulazione forse un po' troppo fedele. Mi sale sempre un po' di nostalgia quando gioco a questi giochi. Erano delle versioni che riuscivano a centrare in pieno il senso di velocità per cui la serie stava diventando famosissima poi su Mega Drive. Mi ricordo il primo era difficilissimo, almeno io morivo in continuazione, probabilmente anche perché non sapevo bene come muovermi. Però vabbè, i classici Sonic ormai li conoscete, ci tenevo a farvi vedere questo secondo episodio. Ora però mi stacco, se no il video dura 400 ore e noi non vogliamo che questo accada. Ma a questo punto torniamo dalle parti di Nintendo e qui iniziano le cose strane. Strane per davvero, perché adesso si vola in Giappone, ragazzi, non per il Tokyo Game Show, ma per farvi vedere degli acquisti totalmente random. Allora, per il primo Game Boy abbiamo, chi lo sa, secondo episodio di Impara il giapponese con Poro. Guardate, questo qua è veramente difficile da capire cosa ho comprato, perché io mi sfido proprio a capirlo. Leggendo gli hiragana del titolo e non i kanji, abbiamo, vediamo se riesco a farvelo vedere, Koukiatsu. Sì, non so assolutamente cosa significhi. E poi qui ci sono i katakana, credo, di Boy. Me li ricordo perché Game Boy c'è il Boy finale così. Quindi è Koukiatsu Boy. Però questo qua è già un punto di partenza per capire cosa abbiamo tra le mani, perché se, insomma, sono andato un po' a ricercare i giochi sviluppati da Konami nel 1998, come riporta il copyright sulla copertina, e sono riuscito a scoprire che si tratta di un gioco sviluppato dalla divisione di Shinjuku di Konami per il primo Game Boy nel 1998, e si tratta di un RPG dove le battaglie sono con un sistema di carte. Ora questo qua, ora proveremo a avviarlo, ma vi avverto, è totalmente in giapponese, quindi è proprio difficile capirci qualcosa, soprattutto quando poi si tratta di un genere così text heavy, ovvero pieno di scritte e pieno di dialoghi, che non rende assolutamente facile il compito di capirci una bene amata mazza. Però l'ho preso perché l'ho pagato una sciocchezza, una decina di euro, ed è completo di tutto, ma intendo veramente di tutto. Abbiamo anche una cartolina che non so assolutamente a cosa serva. Ovviamente, scusate, mi soffermo un attimo sulla qualità della scatola. Tra l'altro il Koukiatsu Boy mi sembra preso dal, non so se voi ricordate, il gioco del Dodgeball. Di sicuro aveva un titolo più serio, però io me lo ricordo su Super 3. Dan, la leggenda del Dodgeball, qualcosa del genere. Vabbè, quello che metteva le mani sulla fiamma della palla. Vabbè, chissà sa. Il character design mi ricorda quello. Guardate lo stato di questa scatola, sembra, forse sono stato il primo a aprirla, perché è veramente perfetta. Al suo interno abbiamo già visto, c'è una sorta di cartolina di cui ignoro però l'utilità, probabilmente era per esprimere il proprio gradimento del titolo. È brandizzata Konami 98. Poi abbiamo
il portacartucce trasparente, condizioni perfette, la cartuccia di gioco e il portacartucce. Ah, e ci tengo a fare questo inserto, scusate, ma sono l'unico che quando vede un portacartucce si emoziona. Cioè, io trovo veramente assurdo il fatto che i portacartuccia riescano a trasmettere l'essenza di una console. Cioè, vedete questa e pensate subito al Game Boy, vedete quest'altra e pensate subito al Game Gear, anche senza andare a leggere quello che c'è scritto sopra. Ma trovo fighissimo che questa plastica dai bordi stondati riprendeva proprio la ciottosità del primo Game Gear, così come i portacartucce molto squadrati, piccoli, compatti, andavano a ricalcare tutta l'etica che c'era dietro alla portabilità del Game Boy. Trovo queste cose bellissime e spero di non essere l'unico malato che si emoziona con questi pezzi di plastica trasparenti. Questa è la cartuccia. L'adesivo, come vedete, è perfetto. Scusate, devo ancora prendere un po' di pratica quando si tratta di muoversi rispetto all'inquadratura. Anche i contatti sono in condizioni eccellenti. Ora l'andremo ad avviare. Prima ci vediamo un attimo il manuale, va bene? Così capiamo bene cosa ci aspetta. Vedete, abbiamo una storia che è chiarissima proprio. Sembra anche un po' un Dragon Quest dei poracci. Abbiamo anche un utilissimo manuale che ci spiega tutta la pulsantiera del Game Boy. E poi abbiamo la world map, un mostro in pannolino. Design veramente atomico. Tanti cerchi blu, parecchie scritte. E qui abbiamo forse degli elementi. Vedete, è quello che dicevo prima. Qui hanno fatto molto bene a inserire degli artwork e non delle immagini di gioco, anche perché insomma non sarebbero state proprio bellissime da vedere, visto che si tratta di roba quasi monocromatica. Altro character design, tantissime scritte, i due protagonisti, boy e girl, alta 130 cm, pesa 29 kg, top. Io qualcosina me la mangerei e poi altra gente. L'ha preso Game Boy, Konami Computer Entertainment, Shinjuku, come avevamo detto, Kokiatsu Boy. Ragazzi, ci ho preso, è tutto vero. La cosa molto figa dell'Analog Pocket è che si possono cambiare i filtri di visualizzazione. In questo caso lo stiamo vedendo con il bianco e nero originale. Però se vi ricordate, abbiamo visto che c'erano dei colori nelle immagini del manuale e anche del retro box. Questo perché il titolo, pur essendo del 1998, quindi magari poteva, no, forse non poteva ancora essere il Color, supportava però il Super Game Boy, come vedete da questo logo qua dietro. Quindi questo significa che se veniva inserito nell'apparecchio che permetteva di giocare giochi Game Boy su Super Nintendo, si aveva accesso a delle palette cromatiche fatte apposta per questo titolo. Noi volendo possiamo switchare tra le palette. Qui abbiamo il verdognolo originale, questo è il Game Boy Pocket, questo è il Game Boy Light, mai uscito dal Giappone. Beh, questo potrebbe essere abbastanza pertinente per avviare questo titolo. E poi abbiamo anche, vabbè, un filtro bruttissimo che ci ricorda il Virtual Boy. Io metterei il filtro Game Boy Light e mi appassionerei a questa storia. 1998, Konami, studio Sium. Massimo il volume, sennò poi succede un po' un casino. Volevo arrivare almeno a un combattimento, a qualcosa del genere. Vediamo se ci riusciamo ad arrivare. Sarebbe bello farsi le live dove scopriamo questi giochi giapponesi di cui ignoro completamente l'esistenza, di cui il mondo ignora completamente l'esistenza. Come ogni buon gioco giapponese si rispetti, si parla tanto, attenzione, si inizia a fare a pizze, anzi a carte. Abbiamo matchato gli elementi, ok. Gli abbiamo abbassato i punti vita. Matchiamo gli elementi, ecco. Però devo dire, a parte gli scherzi, non ci sto capendo niente, però il design delle carte è molto figo. Scopritelo con foro, vabbè. Bene, direi di andare avanti perché non è finita qui, abbiamo gli ultimi due pezzi e ci aspetta un altro confronto. Farei un attimo un salto verso un'altra generazione Nintendo e la versione giapponese di uno dei miei giochi preferiti di sempre. Questo non so se l'avete riconosciuto, ma è Smash Melee, quello per GameCube. Come si chiamava? Si chiamava Smash Brothers Deluxe. La cosa però interessante che ci tenevo a farvi vedere, mi sono preparato, ho studiato, era un confronto diretto tra le due versioni, ovvero quella europea, anzi proprio PAL italiana, e quella giapponese. E vi chiedo anche a voi un giudizio, secondo voi qual è la copertina migliore? Io devo essere sincero, trovo molto più ordinata e molto più che ha senso dello stile questa qua giapponese. Sembra quasi uno schermo
pre-combattimento, quando ci sono i caricamenti, no? Anche se poi i due schieramenti non hanno assolutamente senso, manco a dire che ci sono i buoni contro i cattivi. Mentre è un po' più caciarona, è molto meno ordinata, molto meno elegante, però io a questa illustrazione, sarà che ci sono cresciuto insieme, ci sono proprio stra affezionato. Tra l'altro vi ricordo che i box tra GameCube giapponese e GameCube europeo erano completamente diversi, perché mentre noi avevamo i case standard dei DVD, che poi una volta aperti rivelavano il mini disco del GameCube, ma che comunque nell'impostazione rimanevano identici a quelli dell'Xbox o della PlayStation 2, in Giappone avevamo una cosa completamente assurda, fuori di testa, perché erano dei mini box con una parte cartonata esterna, dove un lato era sfondo bianco con scritta in giapponese, mentre dall'altro lato avevamo una libertà espressiva dove molto spesso venivano ripresi i temi dell'artwork frontale o dell'artwork sul retro con la scritta in caratteri occidentali, però la fascetta dove veniva riportato Nintendo GameCube non con il logo ma con la scritta in katakana, se non sbaglio, sì. Quindi avevamo questo box di cartone esterno che una volta tolto dava spazio a una confezione trasparente. Qui in realtà ho barato perché le istruzioni sono messe al contrario in realtà. Vediamo anche i due mini dischi se si assomigliano. Sì, i mini dischi sono simili ma non identici, però l'impostazione più o meno è la stessa. Cioè, da dire che c'era veramente poco spazio per la creatività quando si parlava di mini dischi. Tiro già fuori le istruzioni. E mentre nella versione europea si riprendeva esattamente quella che era la cover frontale, su quella giapponese abbiamo una rielaborazione poi di quello che è il tema sia della versione occidentale che di quella appunto giapponese. Il libricino è molto corposo, però super esaustivo, dà un sacco di hint sui movimenti e su come utilizzare il controller del GameCube. Poi dentro fermi tutti, cioè ci sono delle figate assurde, ma ce le vediamo con calma. Qui poi spiega tutte le modalità. Manca però, no, ci sta, ecco, ci sta anche una piccola scheda sui personaggi. Queste cose da piccolo mi facevano impazzire. Mi piaceva tantissimo che c'erano i personaggi, il logo, il nome, una piccola bio e poi le mosse, le special che si facevano con B. Era proprio iconica come impostazione, bellissima. Poi gli oggetti, insomma, c'è veramente tutto e si parla anche dei trofei, la grande assenza poi degli ultimi Smash, un'assenza per me imperdonabile. E questa è la versione giapponese, mentre vediamo al volo quella europea. Più o meno l'impostazione è la stessa, anzi penso che i render utilizzati siano proprio identici. Forse, ecco, questa qua risponde un po' più alle sensibilità occidentali, dove le informazioni sono messe, diciamo, meno compresse, cioè meno una sorta di sovraccarico di informazioni scritte, simboli che arrivano da tutte le parti. Qui mi sembra un pochino più ordinato, ma più o meno è la stessa cosa. Quello poi dipende anche dalla cifra espressiva di ogni popolazione. Culturalmente i libretti si adattavano parecchio alle diverse sensibilità, però appunto i render sono esattamente identici. Questa qua il classico foglietto illustrativo di Nintendo che spiega come non trattare i dischi o come trattarli, sempre molto apprezzato. Ma poi ragazzi, qua godo tantissimo un libretto pubblicitario sui giochi Sega su Nintendo GameCube. Questo era proprio epocale. Penso che gli acquirenti Nintendo che vedevano una roba del genere per la prima volta, non lo so, svenivano, si sentivano male proprio. C'è proprio tutto, perché non c'è solo la lineup GameCube, ma c'è anche la lineup Game Boy Advance. Tanta roba. Abbiamo anche delle reference a Samba de Amigo, a Sonic Deluxe, Sonic Adventures Deluxe. Tanta roba. Un'epoca d'oro per i giocatori Nintendo, ma anche per i giocatori Sega, a cui comunque veniva garantita la sopravvivenza dei loro brand più amati su un'altra console. Ma che ci volete fare? La guerra è guerra. E finirei, ragazzi, con un'altra chicca direttamente al Giappone, che ci porta anche a un altro confronto tra Giappone e Europa. Questo è veramente, questo mi odierete per averlo fatto, perché è proprio senza senso. Ho ricomprato Wario Land 2. Vi ricorderete che qualche mese fa vi ho parlato del fatto che mi ero fissato con i Wario Land e quindi avevo recuperato praticamente tutti, escluso quello per
Game Boy per Virtual Boy, quindi avevo preso i primi 4 Wario Land numerati per Game Boy e Game Boy Advance, tutti in versione PAL europea, italiana, perché quella è importantissima. Adesso mi è salita la scimmia del Game Boy giapponese e fermati. La cosa preoccupante è che questo non ha neanche la cartuccia, ho comprato soltanto il box perché l'ho trovato a una 15 euro. Anche questo, ragazzi, mi viene da piangere a vederlo. Veramente una figata pazzesca. Vedremo anche che all'interno c'è proprio tutto, tutto, tutto. E ci tenevo anche in questo caso a farvi vedere le differenze regionali, sia a livello di box, che ancora una volta vediamo che in Giappone erano molto più compatti e quasi fatti apposta giusto per ospitare la cartuccia e poco altro, mentre in Europa non badavamo di certo a spese. Trovo la copertina giapponese molto più caratteristica. È vero, entrambe riutilizzano lo stesso artwork, ma questa qua la contestualizza nell'ecosistema Game Boy, e dietro ci sono dei disegni completamente folli che fanno molto molto pandan con quello che è l'estetica di Wario. Tra l'altro mi piace tanto questa divisione simmetrica in due palette cromatiche ben distinte, che si ripete anche dietro, dove vengono messi due belli artwork delle trasformazioni di Wario, per cui poi questa serie diventerà famosa, esploderà definitivamente col terzo episodio, per me uno dei migliori in assoluto. Tra l'altro noi in Europa e in America credo anche avevamo questa parte metallizzata, mentre qua è molto più sobria. Vediamo l'interno. Come vi ho anticipato, manca la cartuccia, però guardate, alette spettacolari. Queste sono solitamente quelle che si distruggono per prime. Conservato come se fosse uscito ieri di casa, fosse diventato maggiorenne ieri. E abbiamo 3 cose. Allora, il primo, anzi no, 4. Ah, mamma mia, godo come riccio che si schiude. Allora, abbiamo innanzitutto un opuscolo pubblicitario della Pocket Camera, ovvero la camera per Game Boy che permetteva di fotografarsi, farsi dei selfie a 0 bit praticamente, e poi veniva venduta anche la Pocket Printer che permetteva di stampare queste foto. Qui vengono mostrate un po' tutte le feature della camera e anche le sue color variation, perché c'era un po' questa isteria del Game Boy Color di dover collezionare tutte le variazioni di colore. Questo sul retro abbiamo le informazioni sul printer, ovvero sulla stampante, di cui bisognava comprare anche i rotoli di carta. Pazzesco, un opuscolo che è una testimonianza storica bellissima. 5.500 yen, quindi boh, una 50 euro più o meno, ma andrebbe rapportata all'inflazione dell'epoca. Poi qui abbiamo un opuscolo pubblicitario del Game Boy Color. Ovviamente questi titoli penso potesse essere avviato sul Game Boy base, il secondo Wario Land, quindi non era un'esclusiva. Era infatti su cartuccia nera, quindi se messo sul vecchio Game Boy semplicemente si avviava in modalità monocromatica. E quindi ci sta a mettere la pubblicità del Game Boy Color, del tipo: ti sei comprato il gioco per Game Boy Color, ora abbandona quella console vecchia da poraccio e fai lo step a colori. Infatti we live in color world, color display, abbiamo tutte le varianti cromatiche, mentre dietro abbiamo sì una lista di tutti gli accessori che possono essere comprati per aumentare e migliorare l'esperienza del Game Boy, dei rimasugli di un'epoca ormai ben lontana. E poi questa è una cosa che mi fa impazzire, degli adesivi neri dei baffi di Wario che riprendono la forma della W dei baffoni di Wario. Questo è veramente un pezzo da collezione pazzesco. E poi abbiamo il manuale che recita Power Attack. Non so perché mi viene automaticamente a leggerlo con la voce di Wario, come al solito coloratissimo, totalmente folle, esattamente quello che ci si aspetta da un prodotto del Warione nazionale. Cioè, eccoli qua gli artwork che mi fanno impazzire. Ora ci vediamo al volo anche la versione europea per vedere se ci sono delle differenze sostanziali. Queste, come vi dicevo, sono tutte quante le trasformazioni, che questo è poi un passo in avanti assurdo rispetto al primo Wario Land. E tra l'altro ci sono anche i nemici ed è bellissimo che mostrano gli sprite e come in realtà erano visti dagli art designer, e questo secondo me aiutava tantissimo poi mentre si giocava a non vedere soltanto una manciata di pixel, ma a vedere proprio queste cose qua. Tra l'altro questa è rubatissima a Toki, chiaramente.
E niente, qui abbiamo il muscolo di Wario bello, bello preponderante. C'è tutta la scheda tecnica, ci sono scritti anche il livello di potere del braccio di Wario. 80 kg di cattiveria, bellissimo. Vediamo se queste cavolate ci sono anche nella versione europea, che ovviamente ho messo sotto blister, perché qua si inizia a parlare di roba abbastanza ricercata a livello collezionistico. Anche questo comunque è in ottime condizioni. Le cartucce le tengo tutte quante in un portacarte, come quelle dei Pokémon. E qui abbiamo un manuale multilingua. Ecco, abbiamo beccato la versione italiana. No, e effettivamente sono ripresi gli artwork che abbiamo visto prima. Questo qua era messo alla fine, col braccio da 80 kg. Certo, una pizza in faccia da parte di Wario non deve essere proprio il top del top. Anche qui, vedete, rispetto al Giappone abbiamo sempre molto più spazio, molta più aria quando si tratta di scritte, informazioni. Vengono fatte respirare un po' di più le immagini e i testi vengono messi più in evidenza. C'è da dire però che qui le immagini, che sono state rese un po' trasparenti, perdono quell'impatto che avevano invece nella versione giapponese. Sembrano quasi uno sfondo e non le vere protagoniste. Qua infatti viene dato molto più risalto allo sprite piuttosto che all'art design. Infatti sono ingranditi di un bel po'. Poi lo chiamo art design, ma potrei chiamarlo anche semplicemente artwork. E purtroppo non hanno messo tutto l'inserto dove spiegano bene la potenza di Wario. Quello è un grandissimo peccato, chissà, andrebbe tradotto. Ma questo lo faremo in un prossimo video. Poracci, le mie mani vi salutano. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito tantissimo, soprattutto perché con queste impostazioni un po' più all'impronta mi sembra di vivere ancora di più il gioco, e spero che si sia percepita questa cosa di quanto ci tengo a questi oggetti, di quanto mi piace collezionare soprattutto roba giapponese per console portatili, così ormai è la nuova frontiera del fetish, super specifico. Che dire, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questo nuovo settings. Soprattutto tenete gli occhi aperti, perché nei prossimi giorni arriveranno degli unboxing super ricchi e anche delle recensioni di console ricchissime, quindi veramente chi segue Poro sbaglia di sicuro, ma al tempo stesso non sbaglia mai. Guardate Reel, vi aspetto nei commenti, vi voglio bene, grazie a tutti quanti per guardare tutti i miei video, siete dei pazzi. E niente, noi ci vediamo presto con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando fate bravi, riposatevi, dormendo Wari, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Giappo, Michele Handled, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ki-a-su. Ki-a-su. Su. A-i-i-su. Du-du-du.